Allora ragazzi, inizia qui la nostra avventura americana. Il parasole questo qua tremendo, non ci servirà. Adesso valigie dentro e si va. Che cerchi di Cristo. Mamma mia. Si rigraffieremo tutti sicuramente. Qui parte subito l'avventura. Ho deciso di andarmi a schiantare subito. È proprio lui. Sì. Ok, adesso vediamo se riusciamo a iniziare la vacanza. Comunque ragazzi, ho fatto prima, non vorrei dire, una piccola pertina qua sul parcheggio. È brutta questa visualizzazione. Cioè, performance è performance. Porco! Mamma mia ragazzi, che spettacolo! Che strano rimettere le marce, rimettere sia le marce che le frecce con le leve. Che bestia, mamma mia. Non oso immaginare il nuovo modello. Questa è davvero tanta roba. Davvero tanta roba. Ma ti prende proprio ad accelerare, cioè. Mamma mia. Che bello. Però c'è. Cerchiamo di stare un attimo calmi però, eh. Cerchi, mi sento belli rumorosi. Eccolo il nostro FSD. Eccolo, adesso ci porterà a casa, credo. Guardate, l'animazione sullo schermo fa abbastanza ridere. Sembra tipo una cosa spaziale. Signore, che va un po' più piano. Non abbiamo tanta fretta, quindi ho abbassato un pochetto. Senza fretta. Vedete, mette la freccia, cambia lui corsie, no vabbè. Okay, sta facendo tutto da solo. Tranquillo, ho abbassato un po' i limiti perché stavo andando un po' troppo a palla, prima non mi sembrava il caso, diciamo. Vai, 90 su. 90 km orari, il limite è 105. Stai calmo. Mo dopo quando arriva all'hotel lo aggiorno pure il software, perché è tutto da aggiornare. E il ragazzo che me l'ha data non mi ha detto, non mi ha avvertito di questa cosa, però vabbè. Qua, diciamo, sull'autostrada, vabbè, si spadroneggia proprio. Non mi dà neanche gli alert, vabbè che ho le mani sul volante, però non mi dà neanche gli alert, diciamo, di mettere sempre le mani sul volante. C'era la versione quella che ho io, mamma mia, cioè ogni 3 secondi pure se. Che è successo? Ma quando fa questi cambi di corsia devo ammettere che un po' mi prende un po' un infartino, perché mette la freccia da solo e inizia a girare subito, quindi diciamo che c'è da abituarsi. Poi c'ho questi finestrini che stanno messi. Dopo devo regolare bene tutti i finestrini, perché c'ho questo, specialmente questo qui a sinistra, che va un po' per cavoli suoi. Ma io, vabbè, adesso ci facciamo questo pezzo qui di autostrada e ok. Io sono curioso di vedere la ciccia. Sono curioso di vedere come si comporterà passaggio in città, diciamo. Los Angeles, San Pedro. Ecco, adesso comunque ti avverte, adesso sto vedendo dallo schermo, se
Vabbè, ovviamente devi guardare la strada. Però dallo schermo ti dice, ecco, adesso ho un allarme. Dallo schermo ti inizia a dire quando inizierà a cambiare corsia. Guarda, comunque ragazzi, dall'aeroporto fino adesso avrò visto minimo 5 o 6 Model S bellissime, mamma mia. C'era un aeroporto blu plate, mamma mia, che spettacolo. Bellissima, bellissima davvero. Non so quanto ci manca ancora per entrare proprio nel vivo, diciamo. No, lo vedete qua. Un altro pochetto. Adesso vediamo come si comporterà quando... Qua c'è il paletto, bene. Non so se si vede dal video, comunque c'era un palo al centro della strada che ero pronto a schivare, ma l'ha visto proprio senza problemi. Diciamo che, vabbè, qua autostrada benissimo. E soltanto, vabbè, il fatto di quando cambia da sola la corsia che ti fa un po' strippare. Vediamo qua questa curva, senza problemi proprio. Top. Sì. Poi ovviamente lei va al massimo dei limiti della velocità. Io ho abbassato un pochetto, ho abbassato di 10 km orari perché... Adesso dobbiamo ancora prenderci un po' alla mano. Comunque la cosa che risalta subito all'occhio dalla mia versione è praticamente tutto spento. Cioè almeno la luce LED un po' ti teneva un po' compagnia così, eh. Qua proprio totalmente tutto buio proprio. Però ragazzi, madonna, un'accelerazione da 0-100. Ma dopo faremo qualche test, non adesso, ma adesso voglio andare all'hotel e basta. Posare le valigie, ma cioè, c'ha un'accelerazione che fa paura proprio, mamma mia. Ecco, adesso vediamo un po', adesso c'è un po' di traffichetto, qua stava per cambiare corsia, non so perché, è buffo, infatti poi dopo non l'ha fatto. Mamma mia, quanto è brutto, adesso sto vedendo un po' di luce, questa striscia di legno non mi è mai piaciuta, neanche... quando avevo fatto il primo test drive. Infatti, vabbè, so che comunque ci sono cose di terze parti per cambiarla, ma così come sta messa adesso, mamma mia. Niente, diciamo che scorre tutto per ora alla perfezione, addirittura proprio ci sono le indicazioni quelle del traffico perfette, cioè non sgarano di un centimetro proprio. Appena iniziato ad esserci il traffico me l'ha segnalato subito, ecco qua mi dice giù. Adesso sta cambiando, ma no, quando cambia corsia però ragazzi prendono, non lo so, un po' di infartini, perché cambia praticamente al volo, mette la freccia e gira in contemporanea. Ecco, adesso un'altra volta accelera, no vabbè, cioè adesso ha praticamente, a me sembra una cosa, vabbè, fantascientifica, ha messo la freccia, ha cambiato corsia e ha dato anche una bella botta all'acceleratore. Sta proprio facendo come gli pare, diciamo. Qua ci sono addirittura i fuochi d'artificio, non so se si sono visti. Poi continua. Comunque gli piace tantissimo cambiare corsia. Adesso qui avanti abbiamo un'altra Model 3. Cioè, potrebbe stare anche tranquilla sulla sua. Non so se è qualche impostazione da cambiare. Però cambia corsia in continuazione. Cioè, gli prende troppo bene. Comunque, cioè ragazzi, vede, non so se dal video si vede, comunque vede la strada che sta dall'altra parte e mo non so dal video quanto vi rendiate conto, ma è lontanissima, calcola, la segnala tutta quanta qui sul paddone, cioè. Top. Ma portateci in Italia questo FSD, ragazzi. Per adesso molto molto bene, ma compito abbastanza facilitato da strada tutta dritta, già la cosa della freccia non l'avevo mai provata, perché vabbè ho la versione base, il fatto del cambio della corsia che fa i sorpassi le prime volte un po' al cardiopalma, diciamo, che non sei abituato, cioè lì perdi proprio tu proprio nessun controllo, cioè non hai nessun controllo, perché
addirittura accelera, cioè scarta le macchine così, fa come gli pare. Cioè, si è avvicinata una macchina qui che stava mezzo superando e lei comunque è rimasta nella sua corsia, ma si è allontanata un pochetto. Ma purtroppo dal video non è che renderà più di tanto, ma si vedono questi spostamenti. Si è spostata il più possibile rimanendo sempre nella carreggiata. Che questa, io diciamo, diciamo la guida così autonoma nella vita di tutti i giorni la userei davvero ben poco, penso, perché io poi faccio tutta una strada tutta dritta. Madonna, strada tutta dritta, ci metto per andare al lavoro 6 km, cioè non vedo tutta questa convenienza, questa cosa. Però secondo me sarei madonna curiosissimo di vedere la guida autonoma dentro Roma, cioè col traffico, con 1.000 motorini che ti sbucano a fianco, quello sarebbe bello. Niente, qua comunque riaccelera, pa, mi piace proprio. Basso un pochetto, che si setta subito al limite massimo che ha la strada. Io sto abbassando sempre di una decina di chilometri. Ecco qua si inizia a vedere LA, un po' di grattacieli. Ci siamo, eh? Downtown, non manca tanto. Dice mantenere la velocità per il traffico, capito. Oh, regge la strada in una maniera incredibile proprio, cioè le corsie proprio centrate in una maniera perfetta. Poi ho detto, quando vede che si accosta qualche macchina, resta sempre nella corsia, però si defila un pochetto, quindi niente da dire. Da qua sto garage enorme, 200.000 macchine. Pasadena, Hollywood. Aumentano i battiti cardiaci, diciamo, mettiamola così. Downtown. Qua deve andare, Madonna. Niente, sti paletti pure che stanno al centro. Meno male che non li prende. Ok, qua vuole ricambiare corsia in alto. Comunque cambia corsia in una maniera incredibile. A manetta proprio. E niente, qui entriamo nel vivo proprio, eh. Quasi mi dice da usare le mani, ok. Autopilot Italia versus FSD America 10 a 1 proprio. Ecco pure quando io mi sono visto 200.000 video, ovviamente, ma sia prima di venire qua, quando non era ancora programmato, che per mia curiosità, cioè, un'altra storia proprio. Allora, qua freccia a destra, gira, ok. Qui adesso entriamo un po' più nel, tra virgolette, difficoltoso, ma vedo che se la cava alla grande proprio. Ma sempre bella spedita, vabbè, perché uno c'ha un po' di strizza così, ma bella spedita pure con la velocità, cioè mi aspettavo che magari andasse un pizzico più piano, Music Center. Dice siamo a 500 metri dall'arrivo. I semafori ovviamente proprio alla grande. Ok. Quando vede che ripartono, riparte che è proprio senza problemi.
siano un po' di homeless. Qua si vede. Qua c'è una macchina parcheggiata. La evita. Ah, ho visto il taxi, quello. Taxi quello autonomo. Spoiler. Cercheremo di provare anche quello. Che qua praticamente siamo arrivati perché l'hotel sta qui. Ma adesso però ci facciamo due risate per il parcheggio, perché ok, siamo arrivati a destinazione. Adesso ci facciamo due risate per trovare un attimo parcheggio. Allora, adesso, visto che ci siamo, tentiamo anche di fare un bel parcheggetto. Come per esempio questo. Vediamo come si comporta. Diciamo che ha deciso lui, però vabbè. Madonna. Perfect. Grande.